250.000 euro è la somma stanziata dal comune di Feltre per il primo lotto del piano di manutenzione straordinaria della viabilità comunale per l'anno 2020. Nella seduta di giunta ultima abbiamo approvato un importante progetto di manutenzione straordinaria, asfaltature per lo più, ma anche messa in sicurezza, quindi predisposizioni, impianto, illuminazione e quant'altro, di viabilità comunale, sia per le frazioni, quartieri della città e centro cittadino. Abbiamo siti importanti dove ci eravamo impegnati a mettere mano pesantemente, tipo via Nassa, ma abbiamo anche richieste raccolte dai cittadini con petizioni o attraverso le riunioni frazionali che abbiamo deciso di assecondare, è il caso ad esempio di alcune vie, le vie dei musicisti di Farra. Gli interventi appunto sono interventi di riqualificazione del piano viario, quindi asfaltature e in alcuni casi appunto la predisposizione per la pubblica illuminazione, anche perché in queste zone magari si denota la mancanza di illuminazione, quindi aumentiamo anche la sicurezza, la piacevolezza di andare anche a fare una passeggiata la sera che adesso si avvicina l'estate e quant'altro. L'obiettivo è quello di realizzare queste lavorazioni quanto prima, gli uffici sono impegnati a espedire procedure di gara e accensione del mutuo. Nel dettaglio gli interventi previsti riguardano via della Casazza nella frazione di Foen, via Boi, via Sandi, via Verdi, via Donizetti, via Mascagni nella frazione di Farra, via Nassa, via Zuecca e il parcheggio attiguo, le scuole e il campo sportivo nella frazione di Mugnai. Quello annunciato finora rappresenta solamente il primo lotto di interventi previsti dal piano asfalti. L'ufficio tecnico sta già predisponendo altri due stralci di pari importo, quindi contiamo quest'anno di predisporre 750.000 euro, 700 di asfaltature, e l'idea è di realizzarle tutte entro la fine dell'anno.